Oggi scade la TARI e molti pescaresi hanno lamentato il mancato recapito dell'avviso, ma l'assessore ai tributi Eugenio Seccia presenta un report dettagliato di quanto fatto, rimarcando l'attività degli ultimi giorni. Rispetto parlando, secondo me non sono tanti quanti vengono, diciamo, urlati in piazza. Il 14 luglio sono stati consegnati 11.700 avvisi, di cui 7.800 per diciamo, cartacei, e l'ultima consegna da parte di Adriatica Risorse per conto del Comune di Pescara è stata fatta il 17 di luglio, circa 19.800 avvisi cartacei. Questo significa che tutti i pescaresi in pratica avrebbero dovuto ricevere, no? L'avviso. Sì, salvo che ovviamente Poste non abbia trovato il destinatario della ricezione dell'avviso di liquidazione. Nessun pescarese ha mai avuto una sanzione per ritardato pagamento della TARI, chiarisce l'assessore, dunque non accadrà nemmeno per l'anno in corso. Faccio un invito a coloro che non hanno avuto, ovviamente di stare tranquilli, che non ci saranno problemi di ritardo di qualche giorno di pagamento, e se proprio non ha ricevuto, gli uffici di Adriatica Risorse sono a disposizione attraverso lo sportello che si trova al piano terra di Adriatica Risorse per eventualmente dare loro la possibilità di avere il cartaceo direttamente. Per gli altri che hanno lo SPID, l'accesso allo SPID, possono collegarsi al sito del Comune di Pescara presso la sezione tributi e fare il download dell'F24 e pagarlo in tranquillità, senza affanni, senza ansie, perché ovviamente non ci sono ragioni d'essere, perché ripeto, sanzioni sui ritardi di pagamento di qualche giorno non ci sono state e non ce ne saranno da parte di questa amministrazione. Quindi il resto sono polemiche che, diciamo, non commento, perché non fanno parte della costruttività, diciamo, nel senso non ci interessano risolvere i problemi, andare, diciamo, in aiuto dei cittadini. Quindi l'invito che faccio loro è di stare tranquilli.